alle nostre spalle è terminata l'esibizione di discipline orientali e ci ha raggiunto Sergio Raimondo, che tra le altre cose è anche il vicepresidente nazionale dell'Adola, l'area discipline orientali della WISP. Sergio Raimondo, ti sei appena esibito, ti era mai capitata una cosa del genere in Piazza del Campidoglio? Beh, dietro Marco Aurelio no, ancora no, e non ci potrebbe essere sede migliore, credo, perché Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, che insomma ci assiste con la sua presenza. Imperatore filosofo, però è assolutamente coerente con la vostra attività, le discipline orientali. Assolutamente sì, perché appunto la filosofia è alla base di tutte quante le discipline orientali, sia quelle che sono più votate al benessere, alla meditazione, sia quelle che sono più votate al combattimento. In realtà non c'è differenza, tutte quante si fondano sugli stessi principi filosofici, laddove non c'è dualità tra corpo e mente, tra essere e divenire, quindi è la differenza fondamentale col pensiero occidentale. Questo vale per tutte, sia che vengano dalla Cina, dall'India, dal Giappone, eccetera. Grazie Sergio Raimondo, buon lavoro. Grazie a te Ivano, a voi, a chi ha organizzato. Mentre la nostra regista Francesca Spanò sta allargando sulla pedana che è stata allestita qui in Piazza del Campidoglio, ci ha raggiunto proprio la coordinatrice dell'attività di ginnastica WISP Roma, Beatrice Antonelli. Ciao Beatrice, allora che cosa stiamo vedendo in questo momento? Allora, in questo momento le ragazze stanno facendo delle progressioni artistiche e acrobatiche. Ovviamente la nostra attività si presenta sugli attrezzi, i grandi attrezzi della ginnastica, che in questa cornice non possiamo avere, quindi loro faranno soltanto dei movimenti a corpo libero che sono di preparazione e di base a quello che è poi il lavoro sugli attrezzi. Ecco, e per quanto riguarda proprio la ginnastica, quanto è europea? Forse è la più europea delle iniziative e delle attività sportive, Beatrice? Sì, senz'altro, la ginnastica ha un vasto seguito ci sono stati appena adesso, sono conclusi i campionati del mondo e come squadra italiana abbiamo avuto anche una medaglia con Vanessa Ferrari. Fermiamoci su questa medaglia. Vanessa Ferrari, vogliamo ricordarlo, ha cominciato nella WISP, una polisportiva WISP. Ci racconti la storia? Sì, quando era bambina ha fatto i nostri campionati agonistici, ma abbiamo anche delle nostre ginnaste di Roma che hanno fatto i campionati WISP da bambine adesso sono in squadra nazionali, Giorgia Campana della società Nuova Tor Sapienza e Chiara Gandolfi della Olos Gym 2000. Quindi attraverso la ginnastica lo sport per tutti, diciamo così, si avvicina, sposa l'ideale anche agonistico dell'alto livello, Beatrice? Senz'altro, l'alto livello è quello, è il fine che noi come ginnastica ovviamente perseguiamo, ma come in pieno spirito WISP le nostre ginnaste, delle nostre associazioni partecipano a tutte le manifestazioni come questa di oggi in ampio raggio, ma quando c'è un'iniziativa, un grande evento come è stato il Vivi Città, il Vivi Fiume, le nostre atlete partecipano sia per correre che per andare in bicicletta, si prestano a fare qualunque altra attività. Grazie Beatrice Antonelli. Grazie a tutti. E prima di passare agli altri ospiti, un nuovo aggiornamento su quello che sta avvenendo in giro per l'Italia. Giornata conclusiva del MOV Week, il nostro progetto social mobile. È un progetto realizzato dalla Ciclofficina Ancona Social Club insieme allo SPRAR. È un progetto che ha coinvolto 35 ragazzi rifugiati e richiedenti asilo che per una settimana ci hanno aiutato a restaurare e rimettere in vita delle biciclette. I ragazzi dello SPRAR, che sono tutti appunto richiedenti asilo e rifugiati, hanno lavorato durante questa settimana insieme ai meccanici della cicloficina per riportare in vita queste biciclette. Ora è il momento di dimostrare il risultato della settimana e facciamo insieme questa passeggiata per le vie del centro di Ancona con l'assegnazione finale delle biciclette e una ciclomostra al Circo Culturale Silos di Ancona. Allora, now we move! Now we move!
Queste appunto sono le biciclette che ragazzi hanno riparato anche questa settimana, hanno riparato tutto, le hanno dipinte, le hanno provate e ora è il momento di, appunto, di far vedere. Come slogan dell'iniziativa è non we move, ma noi ovviamente abbiamo fatto un progetto che è anche un progetto sociale, perché crediamo non solamente nel movimento fisico e mentale, ma anche nel movimento e nella libertà delle idee. Da Ancona è tutto, restituiamo la linea a Piazza del Campidoglio a Roma. Ciao a tutti! E proseguiamo con gli ospiti e ringraziamo Andrea Ciogli, dirigente dell'UISP di Roma, che ci sta aiutando così nel reperire in Piazza del Campidoglio gli altri ospiti presenti. La nostra regista Francesca Spanò sta allargando sulle immagini, ecco che cosa sta avvenendo in questo momento sulla pedana, ce lo racconta Michele Bellucci, dirigente dell'UISP di Roma e in particolare coordinatore delle attività di strada, è così Michele? Sì, di quelle attività che si sviluppano per lo più fuori dagli impianti, che rientrano sotto un nome che è quello di indisciplinati, come indipendenti e disciplinati. E ora qui sulla pedana stiamo vedendo appunto la ginnastica che sta prendendo forma con questa esibizione di questa palestra sempre affiliata della WISP Roma. Le attività che si stanno svolgendo oltre qui nella piazza intorno sono attività appunto che fanno sì che le persone possano incontrare attività sportive anche semplicemente muovendosi nella propria città, quindi non c'è necessità di andare in una palestra a fare delle attività sportive, ma anche semplicemente in maniera ludica affrontare le scale facendo un piccolo gioco, un'attività motoria semplice, può dimostrare appunto quanto sia bello e facile poter vivere lo sport a pieno. Ecco Michele, sappiamo che la WISP nazionale con circa una decina di città appena lanciato un progetto che si chiama Indisciplinati, che in qualche modo si nutre proprio di quello che ci hai detto, di questo tipo di attività. Sì, sono quelle attività che abbracciano, diciamo, le discipline sportive magari che vivono pienamente gli spazi urbani, quindi parliamo di parkour, parliamo di circomotricità, di tutte quelle discipline che possono essere svolte ovunque, non c'è bisogno propriamente di una palestra. I progetti sono vari e molto molto interessanti, vediamo anche il polo bike, insomma sono delle discipline nuove che attirano soprattutto una fascia di giovani che forse è quella che si sta allontanando oggi più che mai dalle realtà sportive. Ecco Michele, possiamo dire che lo sport per tutti, e oggi lo vediamo qui in Piazza del Campidoglio, mette d'accordo davvero tutti le attività destrutturate e più indisciplinate con le attività, diciamo, anche abbastanza strutturate come la ginnastica. Beh sì, sicuramente sì, lo stiamo vedendo qui, lo possiamo vedere anche qui e nelle altre piazze dove oggi si conclude appunto questo Move Week, questa settimana del movimento e dello star bene, di fare sport accessibile a tutti. Grazie Michele, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Terza finestra su quello che avviene in tutta Italia. Prendiamo la linea da Firenze e precisamente dal centro commerciale Ponte a Greve, dove è in pieno svolgimento l'iniziativa Move Week, la salute passa dal movimento. Siamo in compagnia di Marco Ceccantini, dirigente dell'UISP Firenze, per scoprire tutti i dettagli dell'evento. Sì, noi oggi abbiamo messo in piedi un'organizzazione che prevede delle misurazioni sullo stato, diciamo, di salute, ma più che altro sullo stato di sportivizzazione dei nostri cittadini, e nelle altre città toscane si sta facendo la stessa cosa, quindi alla fine saremo in grado di mettere insieme un numero di dati che ci faranno capire quanto il cittadino medio è sportivizzato inteso nel senso che riesce a fare delle attività fisiche e gli permette poi di stare meglio. Noi oggi abbiamo proposto un questionario dove abbiamo chiesto alcuni dati sull'attività che viene svolta anche nel muoversi comune, quindi come vanno a scuola i bambini, come vanno in ufficio gli adulti. Poi abbiamo sottoposto, oltre a questo test, una rilevazione dell'indice di massa corporea e una rilevazione della pressione cardiaca. Questo per far sì che già riusciamo con questi piccoli accorgimenti a monitorare lo stato di salute dei nostri cittadini. Io però vorrei anche sollecitare i nostri politici a fare qualcosa di più, perché credo che i cittadini debbano essere monitorati sempre, non solo quelli che fanno sport, ma anche quelli che
diciamo, in qualche modo non lo fanno. Quindi la sanità si dovrebbe occupare di redigere delle indagini sullo stato di salute dei cittadini a tutto tondo. Quindi spero che ci mettiamo le mani. Bene, ringraziamo ancora Marco Ceccantini e restituiamo la linea a Roma, a Piazza del Campidoglio. Ecco, e già che ci siamo, io aprirei anche una finestra su quello che sta avvenendo a Torino. Qui è Piazza San Carlo di Torino, anche noi nell'ultima giornata di WUWIC con le diverse nostre attività. Vi facciamo fare una breve panoramica su quello che sta succedendo alle tue spalle e c'è il campo di pallastrada e per questo passo la parola a Ferruccio Balzano, presidente della Lega Calcio Whisky Piemonte. La strada è giocare per strada, abbiamo questo progetto di far giocare tutti, grandi e piccoli, come si faceva una volta, soprattutto nelle città dove non è più possibile per i vari divieti che hanno messo. Noi vogliamo dare questo pallone ai bambini che sono meno fortunati di noi, con un progetto appunto sociale, acquistando questi palloni e spedirli nel Sahrawi, in Palestina e nel Senegal. Pallastrada oggi appunto a Torino, MUWIC, e tutti coloro che sono qui giocheranno con questo pallone, grazie. E giocheranno oltre che a calcio anche a pallavolo, laggiù in fondo vedete i ragazzi che stanno giocando anche a pallavolo e non solo, ci sono delle altre attività, parola a Roberto Rinaldi. Sì, ci sono delle attività di ginnastica, attività fisica adattata, che è soprattutto ideale per risolvere problemi di patologia alla schiena. Poi abbiamo il Nordic Walking dietro di noi, in questo momento si stanno facendo degli esercizi propedeutici, il Nordic Walking è una camminata con i bastoncini e in questo momento non si sta camminando ma si stanno facendo esercizi di scioglimento muscolare. Poi abbiamo Whisky Torino sta facendo. Qua ci sono i bambini che si muovono, l'importante oggi è muoversi, iniziare da piccoli è meglio. Grazie. E con una panoramica di tutta la piazza vediamo anche le arti marziali, vediamo laggiù in fondo il jukeball. E tutto questo è quello che sta succedendo oggi in Piazza San Carlo a Torino. A voi la linea a Roma. Grazie e buon movimento a tutti.